Philippe, ci manca Philippe Grain per dare l'inizio con un certo ritardo al segmento successivo che riguarda la ricerca del centro Nexa su libertà di espressione online in Italia. E qui devo dire che ci sono i due livelli, quello della particolarità del caso italiano e francese, è per questo che abbiamo l'amico Philippe Grain alla mia sinistra, ma anche il tentativo di vedere in termini più analitici e articolati come il tema che nasce nel 1700 della libertà di espressione con i media allora nuovi della stampa e della pubblica opinione che incominciava a sollevare la testa dopo le grandi guerre di religione, si ripropongano non nei media analogici ma nei media interattivi e digitali. Qui abbiamo sentito la necessità di ripercorrere libertà di espressione, First Amendment e le limitazioni che questa può subire in un contesto radicalmente nuovo come quella dell'epoca digitale. Abbiamo chiesto a due persone di lavorare insieme per portarci uno schema analitico, una ricerca in corso di ulteriore raffinamento, perché una prima versione l'abbiamo presentata nel luglio del 2010 e adesso siamo arrivati a, credo, la quarta versione o qualche cosa di questo tipo, che poi quella buona, arrivata con data 20 novembre del 2010, in realtà io credo di averla vista il 23, il 24 novembre, quindi pochissimi giorni fa. E qui abbiamo avuto, dove è Andrea? Ecco, un team misto, non come competenze disciplinari, perché direi che abbiamo in questo caso due giuristi, ma dire misto dico come età e come esperienza e come curricula, nel senso che abbiamo una persona con grandissima esperienza come Andrea Cairola, che ha nel suo curriculum una attività presso l'UNESCO e degli interventi in campo specificamente in materia di libertà di espressione in paesi anche difficili come l'Afghanistan, un'esperienza di giornalista e un curriculum di operatore dei media di tutto rispetto, e invece una esperienza più verde di Corrado Duretta, che invece sta alla mia destra, che è un laureato in giurisprudenza, si è laureato con me in materia di diritti fondamentali e proprietà intellettuale e che è alle prime prove nel suo percorso di studioso di queste materie, oltre che di operatore. Questa ricerca vi verrà presentata da Andrea Cairola e Corrado Duretta, e darò poi per primo la parola ad Andrea. Quello che bisogna dire di questa ricerca è che è appunto il tentativo di percorrere tutti i passaggi fondamentali per avere uno schema analitico e una specie di griglia o di scaletta che si adatti a questi grandi cambiamenti. Detto questo, do la parola ad Andrea, ringraziando ancora il professor Polo per il suo contributo. Buongiorno. Dunque, io farò una breve introduzione della ricerca e di quelle che sono, diciamo, le research questions che abbiamo cercato di affrontare nel nostro libro bianco, che è ancora una bozza, e poi passerò la parola a Corrado, che è proprio l'autore materiale, diciamo, del grosso della ricerca. Partendo da lontano, come ha detto il professor Ricolfi, la battaglia per la libertà d'espressione, che forse è una delle esigenze, possiamo dire, naturali, innate, umane, che ci sono, è una battaglia che ha ovviamente origini antiche. Qua ho messo due immagini a evocare due momenti in cui questa battaglia ha avuto anche dei risultati storici, uno in Cina e uno in Europa, proprio per far vedere che non è come a volte i nemici della libertà d'espressione dicono che è un valore occidentale, come i diritti umani sono dei valori occidentali, no? Perché c'è
ad esempio, quella lì è un'immagine di uno scrivano cinese, che era una professione che si passava di padre in figlio, e in particolare c'è stato uno degli eroi della libertà di espressione mondiale, Ante Litteram, che è uno scrivano che ha avuto il coraggio di scrivere che il padre era stato fatto uccidere dall'imperatore perché aveva scritto delle cose non permesse. Quindi lui stesso, ovviamente, in memoria del padre, ha scritto delle cose non permesse, però a quel punto la catena di censura, che era una censura diciamo totale, come poteva essere ovviamente l'uccisione dello scrivano, si è interrotta e l'imperatore ha deciso di graziare questo scrivano e di lasciare quindi nero su bianco una documentazione che questa censura era avvenuta. Dall'altra parte, ovviamente, la rivoluzione francese, che è un momento in cui culminano le battaglie degli illuministi, con poi l'enunciazione del diritto alla libertà di espressione nella Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Quindi oggi come oggi, in teoria, la libertà di espressione e i suoi corollari, libertà di stampa e diritto di accesso all'informazione, sono riconosciuti nella maggioranza delle costituzioni nazionali, anche di quei paesi che in realtà non sono poi considerati democratici, però formalmente di solito c'è. Poi anche nei paesi democratici invece c'è una continua tensione, una continua altalena, quasi un pendolo che oscilla con alterne vicende tra momenti in cui permessa una maggiore libertà di espressione, momenti in cui invece vari, più o meno legalmente o legittimamente, vari organi, per esempio dello Stato, dai governanti stessi alle forze dell'ordine, ai servizi di intelligence, ai potentati invece economici, per esempio, intervengono, o criminali, intervengono nel cercare di limitare la libertà d'espressione. E questa qua è la conoscete forse tutti, è la mappa di Reporters Sans Frontières sulla libertà di espressione nel mondo, dove ci sono i paesi classificati diciamo quelli più liberi a quello meno liberi. I meno liberi sono i neri, poi i rossi, i più liberi sono quelli gialli, e ovviamente gli eroi che simboleggiano, diciamo, questa battaglia, questa continua tensione, sono poi i giornalisti uccisi che ogni anno sono, gli operatori dell'informazione in generale, non solo giornalisti, adesso anche ovviamente blogger, piuttosto che cameraman, eccetera. Quindi c'è stato per secoli e secoli questa battaglia, finché un bel giorno, dico io assolutamente un bel giorno, è arrivato un fattore nuovo, incredibile, internet, la rete delle reti. Allora, era preparato il mondo, diciamo, della libertà di espressione a internet? Forse una domanda che sembra un po' curiosa, però una possibile risposta a questa domanda è sicuramente sì, era preparato, tant'è che i saggi nel primo dopoguerra hanno scritto l'articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, erano stati già lungimiranti a pensare un testo che contemplasse eventuali futuri sviluppi delle modalità di espressione. Infatti, leggo questo articolo che è sempre eccezionale, ogni volta che ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere, diffondere informazioni, che già questo, pensate, la capacità che ha dato in più a tutti i cittadini di internet, in questo senso di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo. Quindi con questo ogni mezzo avevano preparato il campo. Inizialmente, qua siamo ancora nell'era della carta stampata, essenzialmente 1948, credo ci fossero le prime sperimentazioni di televisione tubo catodico negli Stati Uniti, ma la televisione, come sappiamo, poi il boom della televisione è stato successivamente negli anni 50, quindi si era preparato con ogni mezzo, si era preparato il campo inizialmente alla televisione e poi eventualmente a futuri sviluppi, come è poi stato internet. Quindi quando è arrivato questo nuovo mezzo, che ovviamente non poteva essere previsto nel dettaglio, ma che ha avuto una capacità, un potere assolutamente deflagrante
realizzare quasi un'utopia concreta della libertà di espressione per tutti. Sin dalla metà degli anni 90, quindi, internet è apparso forse come lo strumento ideale per accrescere e massimizzare la libertà di espressione. E essendo nata la rete come un'infrastruttura di comunicazione militare, adesso poi ci sono le varie vari aspetti della storia di internet a prova di bomba, nelle fasi pionieristiche della sua crescita è apparsa come ovviamente un'arena libertaria, quasi anarchica, dove chiunque apparentemente potesse unirsi liberamente, senza filtri, senza controlli. Poi, nel momento in cui è cominciato a diventare un medium di massa, perché oggi un noto politologo, riporta questo elenco di deputati ormai eletti calabresi con note a margine, incluse condanne quando ve ne sono. L'elenco è lungo e anche quello delle condanne, ai noi. I capi d'accusa vanno da spaccio, detenzione di stupefacenti al più classico corruzione, più classico per un politico, si intende. Dei tanti della lista ce n'è soltanto uno che si ritiene particolarmente diffamato, offeso e denigrato da questo post. Se guardate bene le note biografiche, anzi non le potete guardare, ma comunque vi assicuro che è così, è il più giovane, è quello forse più internettiano, è quello cioè che si accorge che il post di Antonino viene ripreso e rilanciato da Google, e quindi quando il politico digita il suo nome su Google, il primo risultato che viene fuori nella lista è proprio il post di Antonino, dove si dice che lui ha fatto non solo uso di droga, ma anche spacciato, è stato condannato per questo motivo, eccetera eccetera. Con la querela nel 2007 il politico deputato, ormai deputato, quindi con un posto sicuro, in un seggio sicuro, eletto col metodo, con la legge elettorale attuale, chiede ed ottiene l'oscuramento del sito. Cioè c'è un PM che preliminarmente accoglie la richiesta e la gira al GIP. Il GIP, in tempi record per la giustizia italiana, spegne il blog, notificando il provvedimento formalmente una settimana dopo. Antonino Monteleone, mentre è al computer, non trova più il suo blog, non trova più niente. Trova la scritta, sito sottoposto a sequestro preventivo, come lui stesso lo racconta, perché il server su cui il blog si appoggia, che è Aruba, ricevuto l'atto dalla procura, stacca la spina per non sapere né leggere né scrivere, cioè si spaventa e punta il dominio sul sito della polizia postale. C'è poi anche così l'aneddoto carino per cui il foglio di Word che usa la polizia postale per scrivere sito sottoposto a sequestro preventivo è un foglio di Word craccato, cioè la polizia postale cracca Word perché il titolare di quel file è un signor Paperino, che si chiama Paperino. Questo comunque come nota a margine. A gennaio, dunque, per riaccendere tutto ci vorrà una settimana. A quel punto, col ricorso degli avvocati di Antonino, il sito riprende vita. Ovviamente l'articolo sotto inchiesta no, viene oscurato. A gennaio del 2009 si svolge l'udienza davanti al GIP di Reggio Calabria perché l'onorevole in questione, quello che origina tutta la vicenda, si è opposto alla richiesta di archiviazione che nel frattempo c'è stata. Il giudice dal gennaio del 2009 si è ritirato per decidere, ma non ancora di fatto deciso, quindi il pezzo, il famoso post incriminato, non è ancora visibile dal 2007. Siamo in attesa di questa decisione per capire che cosa ne sarà, che cosa verrà fuori. Vi ricordo che è un caso che ho scelto perché l'ho conosciuto direttamente, perché mi sono occupata della vicenda a caldo quando successe, quando questa cosa era diciamo ancora molto nuova nel mondo della rete. C'erano stati dei sequestri, per esempio
per il caso Pietro Ricca, che è sicuramente un altro blogger di cui avete sentito parlare, ma lì erano stati sequestri di post, cioè singole pagine, singoli articoli che sono stati oscurati. Alcune volte il giornalista in quel caso ha avuto ragione, altre volte invece no, è stato condannato. Comunque sia, un sequestro di blog, di un intero blog, ed un sequestro peraltro preventivo, cioè prima ancora che sia accertata la notizia del reato, è comunque, a mio avviso, una notizia di censura forte. Ed è un fatto che ricorre per ignoranza di chi decide, di chi indaga, se vogliamo, come dire, attestarci su questa linea buonista, può essere per ignoranza, teniamo aperta questa porta. La seconda è comunque, a mio avviso, molto grave anche sulle decisioni susseguenti. Io ho contato fino qui 15 tra, ma credo di aver sbagliato qualcosa, in difetto, 15 tra progetti e disegni di legge che tentano di normare internet in Italia. Temo che siano di più, vero? Mi confermano di sì. E dunque un caso così è un caso che secondo me deve far pensare, che rientra in questa casistica di libertà di espressione, di opinione sulla rete, tanto più che in questo caso il blogger è un giornalista, un giornalista quindi che risponde, obbedisce anche ad un'etica professionale forte, ha un controllo preventivo e, come dire, una sorta di autocensura a monte che lo porta alla verifica diretta di tutte le cose che scrive e che dice. Il secondo caso mi riguarda come co-amministratrice su Facebook di una pagina per la campagna congiunta di due associazioni di cultura politica, quindi società civile. L'associazione per la quale alla quale io do una mano, collaboro per la parte del sito, della faccia, che si chiama Libertà e Giustizia, e l'associazione di Arianna Ciccone, La Valigia Blu, che si occupa invece di temi più inerenti alla libertà di informazione, forse più vicini a quelli di Articolo 21, che è un'altra di queste associazioni. In quel caso la pagina si chiamava Ridateci la nostra democrazia, insisteva sulla campagna sollevata da Libertà e Giustizia e poi seguita da molte altre associazioni discutere, aprire la discussione in Parlamento su una possibile nuova legge elettorale che cancelli la porcata di Calderoli. Cosa è successo? Che improvvisamente l'8 settembre, cioè due giorni dopo che questa pagina era stata creata, aveva ottenuto un sacco di consensi, all'incirca 100.000 iscrizioni, viene bloccata, cioè né io né l'altra amministratrice riusciamo più a postare nulla. I click possono andare avanti, cioè il like, mi piace, lo seguo, continuano, ma nessuno può scrivere su quella pagina, nessuno può dire in che cosa consiste la mobilitazione, cioè dove ci si vede, che cosa si fa, perché abbiamo messo in piedi tutta questa mobilitazione. C'è poi da dire che la mobilitazione in qualche modo un po' ci sfugge di mano, perché altri siti, altre organizzazioni, per esempio Articolo 21 che ho citato prima, rilanciano il tutto, quindi noi riceviamo una marea di risposte di solidarietà, ma non possiamo scrivere neppure grazie per aver postato questa cosa sul vostro sito, sul vostro blog, eccetera eccetera. Allora che si fa? Un consulto veloce con Arianna e diciamo vabbè, cominciamo a scrivere lettere ufficiali. L'associazione Libertà e Giustizia ha un board di tutto livello, include per esempio Gustavo Zagrebeschi, che tutti conoscono, perché comunque qui a Torino in particolar modo, che è il presidente, figura come presidente onorario, ha garanti
dai nomi imponenti, e insieme scriviamo una lettera da inviare a responsabili, al referente italiano di Facebook innanzitutto, poi a quello irlandese che è il referente europeo, e purtroppo non otteniamo risposte, allora decidiamo che forse è il caso di mandare direttamente a Palo Alto la comunicazione. Cioè, per favore, diteci che cosa è successo, qual è l'errore, probabilmente abbiamo fatto un errore, forse c'è un post che voi vedete e noi non vediamo più, non siamo riusciti a controllarlo, abbiamo offeso qualcosa, la policy di Facebook è abbastanza chiara, abbiamo seguito le linee guida, ma l'errore può esserci. Finalmente il 14 settembre, quindi dall'8 al 14, solo Arianna riceve una comunicazione. Perché solo Arianna? Boh, non si sa. Scelgono lei, insomma, come amministratrice di riferimento e scrivono una lettera, di cui vi leggo solo il passaggio più significativo. Ciao Arianna, ci scusiamo per qualsiasi inconveniente, ti preghiamo di fornirci maggiori informazioni circa la pagina Ridateci la nostra democrazia. Sarà necessaria la modifica del nome della tua pagina in modo che rappresenti in modo fedele i contenuti della stessa. A parte il linguaggio criptico, l'espressione inconveniente che fa ridere su un caso che tutti da subito, anche i blogger che hanno subito intercettato il problema, hanno definito, voluto definire censura senza confondere le idee a nessuno. Ma il punto è un altro, perché Ridateci la nostra democrazia era un titolo generico di questa campagna di mobilitazione che la linea editoriale di Facebook, non abbiamo capito perché e non ce l'ha spiegato, non ha accettato. Cioè serviva secondo loro un titolo che rappresentasse in modo più fedele i contenuti della pagina. Ma domanda, chi poteva intervenire sul titolo se noi che ne eravamo amministratori eravamo stati bloccati, se noi stessi non potevamo cambiare neanche un post? Insomma, la risposta ci è sembrata pasticciona e in realtà ci sembra di poter dire alla fine che sia arrivata questa lettera non tanto per le lettere firmate Zagrebeschi, Onida, eccetera, che siamo riusciti a mandare fino a Palo Alto, quanto per la campagna informativa imponente che sia sulla stampa, sulla carta stampata, quindi grazie ad amici giornalisti, sia sui blogger più seguiti, siamo riusciti a far passare, senza peraltro fare tanto sforzo, nel senso hanno intercettato la notizia e l'hanno rilanciata. Aggiungo inoltre che per casi molto simili ci hanno chiamato dicendo diteci come si fa per favore, anche a noi hanno bloccato la pagina, per esempio i titolari, gli amministratori della pagina intitolata Peppino Impastato. Questa volta il nome è proprio chiaro, nome e cognome di un personaggio noto per quello che ha fatto. Potrebbe essere più, come dire, più fastidioso l'altro titolo di pagina I8B che è stata bloccata con le stesse modalità, o vergognarsi del proprio presidente del consiglio. Forse sono casi un po' più delicati. La verità è che comunque noi dimentichiamo molto spesso che Facebook è un privato, che c'è un signor Zuckerberg dietro questa struttura che sembra molto democratica, molto libera, che in alcuni casi lo è, che ci mette a disposizione una serie di collegamenti e contatti insperati e forse impossibili da trovare altrove. Ma è comunque un privato che risponde a delle logiche, quindi da privato, di collaborazioni, di vogliamo dire anche permessi. Signor Zuckerberg, per affacciarsi in Europa prima e in Italia, ha dovuto chiedere, ha dovuto bussare, no? a delle porte e forse chiedere anche un po' di permesso. Ci viene da sospettare. Il terzo caso, secondo me il più divertente ma anche il più critico, non perché mi interessi direttamente come autrice di un pezzo, un articolo pubblicato il 18 marzo 2010
quando, d'intesa con il collega Paolo Biondani dell'Espresso, decidiamo durante la riunione di redazione della mattina che abbiamo due storie molto simili e che possiamo sono storie che sono state segnalate una dal sindacato dei medici, l'altra da amici nostri medici, una riferita al Veneto, l'altra riferita all'Italia. Forse possiamo lavorarci insieme, così decidiamo che possiamo estendere la ricerca e ci accorgiamo che il decreto, uno dei decreti, dei tanti decreti Brunetta, sortisce un effetto devastante sul tema sanità camici bianchi, cioè elimina i medici che sono in fascia d'età prepensionabile, quindi quelli che hanno più o meno intorno ai 50, tra i 55 e i 58 anni. Pensate alla carriera del medico, pensate all'università, pensate all'entrata in ruolo di un medico, sono i medici che hanno raggiunto il massimo della fama, perché un medico di 58 anni comincia ad avere una certa notorietà, si è fatto un giro di pazienti fidelizzato, eccetera, eccetera. Non c'è di più, il decreto prevede che a fronte dei prepensionamenti dei medici che hanno 58 anni non ci sia turnover, quindi i medici se ne vanno, escono di scena e non ne entrano di nuovi. È chiaramente un sistema per tagliare. Allora, cosa succede? Esce questo articolo, il 18 marzo è la data di uscita dell'Espresso, come sapete in edicola, è il venerdì. Ogni venerdì, ma c'è una copia civetta che tutti i settimanali devono consegnare in anticipo alla Guardia di Finanza, per esempio, o in alcuni posti strategici, diciamo così, per la politica e l'informazione, perché nel caso si trovasse, è dettato dalla legge sulla stampa, nel caso si trovassero notizie di reato o notizie che possono aprire fascicoli giudiziari, devono saperlo in anticipo i finanzieri. Cosa succede? Che giovedì, prima ancora quindi che esca in giornale edicola, il ministro Brunetta si arrabbia da morire e cerca innanzitutto di bloccare l'uscita del quotidiano, di fermare la distribuzione del quotidiano, ma ovviamente non riesce perché a quel punto la distribuzione è già bella che fatta. Così stabilisce che può scrivere un controarticolo, lo chiamerà sempre così, non è mai una rettifica, un controarticolo in cui, che pubblica sia sul sito istituzionale del Ministero, sia sul blog del ministro. Renatobrunetta.it ha un blog personale che dice anche seguito, e poi fa un esposto all'ordine dei giornalisti. Per i non addetti ai lavori, l'ordine dei giornalisti è l'ordine professionale della categoria, funziona come terzo giudice. Cioè nel caso di un esposto io mi devo presentare con un avvocato davanti al Consiglio dell'Ordine, perché potrei aver violato la legge dell'Ordine, quindi siccome l'Ordine si occupa di formazione e di etica potrei anche essere sospesa. Vi ricordo, se avete letto ultimamente le notizie riguardanti Feltri sul caso Boffo, sono cose abbastanza esilaranti, cioè ridicono dal mio punto di vista. Io sono abolizionista sul tema e quindi lo dichiaro pubblicamente, mi sono battuta quando è stato possibile avviare un referendum che però ha dato esito contrario alle mie idee, quindi ha confermato che un ordine è necessario, bisogna tenerselo. Feltri è stato condannato ad una pena esilarante, cioè la sospensione per 3 mesi per aver causato tutto quello che sappiamo sul tema Boffo. Si aprirebbe un altro capitolo sull'opportunità di lasciare, non abbiamo tempo. Per concludere, il ministro scrive di me e di Paolo Biondani, autori di questo articolo sgangherato e fazioso, che, virgolette, a giudicare dalla professionalità dimostrata,
credo abbiano più di un motivo per dubitare, credo che abbiamo, dice il ministro, scrive il ministro, più di un motivo per dubitare che possano prendere nota di questo mio controarticolo. Per questo annuncio l'invio immediato di un esposto all'ordine perché prenda provvedimenti urgenti e disciplinari. Lui dice: le norme Brunetta non mandano a casa nessuno, sono le singole amministrazioni che nella loro autonomia decidono chi mandare a casa. E già, ma perché c'è il decreto, no? Ma questo il ministro, va bene, lo sa, è un passaggio che salta. Agli sfortunati segugi dell'Espresso ricordiamo che ci sono state approvazioni di leggi e che quindi attribuire al ministro Brunetta la crisi del Servizio Sanitario Nazionale è veramente paradossale. Brunetta non chiede mai la rettifica, non querela mai nessuno di noi, né gli autori del pezzo, né la testata sul quale il pezzo viene pubblicato. Non chiede danni, cioè non ci arriva nemmeno un atto di citazione, come di solito lui fa quando si sente danneggiato. Fa solo questo esposto che per la cronaca è caduto nel dimenticatoio, ha anche sbagliato l'indirizzo a cui ha mandato l'esposto, ma vabbè. Il problema è che alla fine, oggi, se voi digitate su Google Brunetta Sanità Espresso, il risultato numerico di Google dà ragione a Brunetta. Quindi Brunetta è riuscita a spegnere la notizia comunque, ha censurato la notizia vera uscita sull'Espresso, perché oggi chi si fida solo di internet e solo su internet, non sapendo di poter andare a trovare quell'articolo nell'archivio dell'Espresso, trova su internet solo la lettera di Brunetta che dice che io e Paolo Biondani siamo degli scellerati, che abbiamo scritto un articolo che non ha né capo né coda, senza spiegare il perché non ha né capo né coda. È una cosa assurda, ma ragioniamo su questo. È stato postato su un sito istituzionale che quindi, rispetto a Google, ha maggiore forza di rilancio, forse, non lo so. È stato messo a bella posta in circolazione di modo che superasse le occorrenze. C'è stato un altro problema: l'Espresso ha un copyright e quindi la messa a disposizione di quell'articolo su internet è stata prima discussa da un direttore, siccome quello era un pezzo di copertina non poteva andare anche sul web, perché altrimenti il web cannibalizzava il giornale di carta. E questo ha rallentato un po', no, l'uscita su internet, ma non vi pare un caso di censura bello e buono? Perché oggi resta traccia solo di quella lettera? Non può configurarsi un nuovo modo di censurare? Non si può ragionare allora forse di, lo si diceva anche in preparazione di questa conferenza, di common right forse anche per i contributi giornalistici? Vediamo come, vediamo il sistema, perché sappiamo che ci sono gli editori che frenano molto. Queste sono le cose che lancio sul piatto della discussione per oggi. Grazie. Grazie per la comunicazione anche così efficace di questi episodi. Vorrei sottolineare che uno degli obiettivi del progetto di ricerca Nexa era quello di cercare anche questa altra dimensione della libertà di espressione, perché noi alla censura dei tempi dell'Inquisizione siamo abituati a pensare a sovrani, a regolatori, a autorità pubbliche che censurano. Con la rete i problemi si moltiplicano, perché la rete è un grande introduttore di libertà, ma è anche gestita da soggetti privati, e i due esempi, Facebook e Google, che sono stati citati dalla dottoressa Piscitelli, sono casi nei quali non sono dei sovrani le autorità pubbliche che censurano, ma in qualche modo la notizia, il punto di vista non emerge per delle scelte di operatori privati. Questo è stato sottolineato
in entrambi i casi molto bene e ringrazio la dottoressa Piscitelli. E una delle prospettive importanti della nostra ricerca, la quale peraltro ha anche avuto il supporto economico di Google, ma è una ricerca mirata a 360 gradi che non vuole trascurare che i pericoli alla libertà di espressione oggi vengono da più prospettive, non da quelle che conosciamo e che ci hanno preoccupato in passato soltanto, che continuano a preoccuparci e forse ci preoccupano anche di più, ma da prospettive nuove e che vengono anche da dove ci saremmo aspettati di trovare degli alleati alla libertà che invece certe volte alleati alla libertà non sono. Grazie di questa esposizione così anche brillante e interessante. Abbiamo poi l'ultimo intervento dell'altro discussant, che è un discussant di grande rilievo, è un amico del centro, un amico personale del professor De Martin mio, che è il Patrick Gren, che è uno studioso della prima ora della Philippe Gren, che è uno studioso della prima ora della rete, e che nel suo curriculum ha dei passaggi importanti come la Commissione europea, la quale ha lavorato dal 1992, e dirige oggi Shopping Space, che è una società che si occupa esplicitamente della rete, e la Quadrature du Net, Quadrature du Net, a cui quando ci sono delle novità andiamo sempre tutti a cercare di avere una informazione completa, ricca ed attendibile. Filippo. Buongiorno a tutti, vado a rispondere più al testo del libro bianco che ho potuto leggere che ai interventi di stamattino. Questo libro bianco è sulla libertà d'espressione in Italia online, è veramente un documento notevole, non dico questo perché sono un amico di Nexa. Ha grande valore pedagogica e il suo ragionamento è sempre rigoroso e anche benissimo scritto, con un vocabolario diverso e preciso. Non credo che è mio. Spero che la Quadrature du Net potrà, con permesso degli autori, tradurlo in francese, nonostante differenze in livello di collegamento e fruizione all'internet. Molti punti di vista del libro hanno valuto anche fuori d'Italia. E non abbiamo in Francia un documento con un tale trattamento esauriente di tutti gli aspetti della libertà d'espressione online e di quello può danneggiarla. Ma non posso spendere 15 minuti a fare complimenti all'autore e suo tutore. Vorrei dunque fare non una critica, ma un prolungamento del libro, usando il mio interesse per l'appropriazione sociale della tecnologia e il punto di vista di qualcuno che viene dall'altro lato del Monteviso. Primo, cambiano un pochino il punto di vista per guardare non che succede a Axen è il singolo, l'individuo fittivo che scopre e esplora l'internet, ma quando ci sono molti Axen. La maggioranza si interessano a fruire e produrre contenuti, ma altri si interessano anche a strumenti con quelli si può produrre contenuti, trovarli e condividerli. Davvero non si può separare le due attività. Non si scrive le stesse cose con un blog e su Google Docs, per esempio.
È una contraddizione con il primo intervento di ma è specialmente vero per l'internet. Nelle milioni d'Axen, forse 1% sono contributori a vari livelli al sviluppo di nuove tecnologie dell'informazione. 1% vuol dire che presto ogni di noi conoscerà uno o diversi. In parte di questo per cento, centinaia di migliaia, fanno più che contribuire con componenti di tecnologie, hanno un progetto etico, sociale, politico o economico in materia di tecnologia informativa. Vuol dire che le distinzioni tra utenti singoli, vari tipi di intermediari e fornitori di contenuti sono sfumate. Un fatto che la legge non ha ancora tenuta in considerazione è che la nozione di user-generated content manca radicalmente. Più importantemente ancora, questo vuol dire che c'è il potenziale per avere un dibattito pubblico su quella tecnologia, quella architettura e infrastrutture dell'informazione noi vogliamo. È un dibattito politico nel senso il più nobile. Vogliamo noi social networks che sono centralizzate per intermediari con motivi commerciali di catturare l'attenzione di nostri amici, amici che hanno fittivamente moltiplicati per indurre noi a condividere nostre informazioni personali con pubblicitari. Forse non vogliamo questo se non abbiamo una scelta. Vogliamo noi che nostre foto, video e musica sia centralizzata sui servers di Flickr, YouTube e MySpace, invece di stare su nostri servers, oppure server gestiti da persone di fiducia? Forse, ma solo se non sappiamo che ci sono alternative facili a installare. Dunque c'è bisogno di educazione e di dibattito sul futuro dell'infrastruttura tecnologica, non solo su come usarla. Secondo, che sono veramente le minacce sulla libertà d'espressione online? Nelle democrazie tentate per la democratura o nelle più intelligenti paesi non democratici come la Cina. Non si tratti principalmente di censura per sé, gli altri interventi l'hanno già detto. Non c'è impossibilità di pubblicazione, non anche impossibilità radicale di fruizione a contenuti che dispiacciono a poteri o interessi. Si tratta di confinamento, di limitazione dell'ambito di fruizione di quei contenuti. E nelle democrazie non c'è bisogno di confinare questo paradiso della critica che è l'internet in permanenza. Suffice di farlo 4 o 6 mesi prima di una elezione.
il complemento del confinamento e la capacità a sommerire, non sono sicuro che il proprio, proprio sommergere il spazio pubblico di messaggi e di informazioni che immersano la gente in una stupora temporanea ma ripetibile. E quando dico la gente, dico anche io, tutti, non solo. Il libro bianco tratta di molti aspetti della prevenzione del trattamento preferenziale di messaggi, come evitare il trattamento preferenziale. Ma non di tutti. Per esempio, in Francia, l'uso di soldi pubblici, come gli aiuti alla carta stampata o alle mezze online, con condizioni a rispettare per accedere a quegli soldi, è molto importante. Anche la labellizzazione di fornitori di contenuti. E ovviamente la relazione incestuosa tra potere politico e mezzi televisivi sono privilegi. E quella relazione non è solo il fatto che il stesso uomo può possedere le due, o che politici e le persone che investono nelle mezze hanno passato contratti non pubblici, e anche che sono affascinato per le stesse cose, per gli altri reciprocamente e per le stesse cose nell'attualità. Nel questo gioco la posizione della carta stampata è importantissima, per questa ragione è eccellente che abbiamo Olga con noi oggi, perché c'è veramente una tensione internale, non solo tra diversi giornali, ma all'interno di ogni giornale, tra la tentazione di essere una camera d'eco, si dice in chambre d'eco, un amplificatore per il bombardamento televisuale, e l'esplorazione di ridefinire un spazio di investigazione, di analisi, di provisione, di contesto che permesso l'analisi. E questa tensione occorre sotto pressione di ricerca di nuovi modelli economici, che in una ricerca che è molto difficile, e credo che c'è una responsabilità delle comunità internet d'aiutare le mezze della carta stampata a trovare soluzioni che sono compatibili con la libertà d'espressione online, e anche a inventare nuovi modelli economici. Ma prevenzione è una cosa, ma anche riparazione è necessario. Per questo, cosa è successo in Spagna tra l'11 e il 14 marzo 2005?
È un caso essenziale a studiare per disegnare le mezzi di rispondere alla combinazione dei confinamenti delle critiche e alla sommersione per messaggi mediatici centralizzati. In Spagna, dopo gli attentati di Madrid, il principale mezzo di reazione popolare al contenuti di media era il short SMS, ma oggi non credo, era perché c'era no internet access al grande livello in Spagna a questo tempo. So, oggi credo che i nostri paesi, in Italia come in Francia, c'è veramente un laboratorio d'esplorazione di problemi. Per una volta non faccio la competizione di chi è peggiore, ma anche di soluzioni. E spero che continuiamo a scambiare idee su questo soggetto. Grazie. Grazie Filippo, grazie a tutti per la puntualità nel rispettare i tempi, che ci consente ancora di avere un po' di discussione, introducendo una discussione da parte degli autori della ricerca a quello che hanno detto i discussant. Do la parola ad Andrea Cairola, poi a seguire commenti da parte del pubblico e poi mi avvicenderò con il professor De Martin per la sessione successiva. Grazie mille. La discussione è cominciata, è veramente l'obiettivo principe, credo, di questo documento, che ancora una bozza, è questo, è cercare di far discutere e allargare il più possibile la discussione. Comincerei da queste tre esperienze incredibili sotto molti punti di vista che ha descritto Olga Piscitelli, e credo e spero che alla fine della lettura di questo documento uno possa dare alcune chiavi di lettura e forse alcune non dico soluzioni, ma vie da percorrere per far sì che questo non accada più. Pensando al primo caso, quello del sequestro assolutamente draconiano di tutto un blog a causa di un post che poi oltretutto non aveva, anche dal punto di vista del giornalismo tradizionale, professionale, eccetera, nessun elemento che ne giustificasse una misura, anche nella carta stampata, e invece proprio perché su internet per certi versi è più facile il sequestro rispetto a invece bloccare forse le 500.000 copie dell'Espresso, c'è stata questa misura draconiana. In questo libro bianco parliamo da un lato dell'importanza fondamentale dell'alfabetizzazione, della conoscenza, della comprensione del mezzo da parte di tutti, e prima di tutti anche da chi ovviamente ha il potere, l'autorità, come i procuratori, i giudici, la polizia, la guardia di finanza, e quindi speriamo che la diffusione l'intento anche di fare un documento divulgativo era questo, di cercare di avere uno strumento che potesse raggiungere anche chi non è addetto ai lavori, tra virgolette, e fa più fatica a interfacciarsi, comprendere le specificità di internet, e questo sarebbe, diciamo, la giustificazione dell'ignoranza, tra virgolette. Poi c'è tutto l'altro elemento più legato comunque alla, che abbiamo cercato di descrivere, alla difficoltà di adattare dei sistemi legislativi e una giurisprudenza esistente sulla carta stampata a quello che è uno strumento, e quindi la raccomandazione principale a livello poi di conclusione finale di policy è di non fare questa immediata equazione. Velocemente, caso della soppressione della pagina di Libertà e Giustizia Facebook, e lì, come ha detto il professor Ricolfi, sicuramente c'è un elemento dato dalle possibili minacce alla libertà di espressione di un'entità privata, profit, commerciale, che ovviamente ha degli obiettivi e che arbitrariamente può fare delle scelte altrettanto draconiane, dove però è la cosa interessante di internet, che mette comunque la sua reputazione in ballo, la sua credibilità, e quindi la bellezza del meccanismo di internet è anche questo, che c'è una sorta
talvolta di autoregolazione, per cui c'è stata una reazione enorme. L'ultimo caso, quello di Brunetta, secondo me è diverso, anche se coinvolge in questa specificità, è stato anche citato l'impatto del motore di ricerca, che hanno dei meccanismi talvolta conosciuti, talvolta non noti, ma sicuramente automatici. E allora secondo me il caso Brunetta, alla luce di quanto è un caso tipicamente di abuso di potere, così come si può abusare dell'uso dell'auto blu per andare a trovare, non so, per andare in vacanza, così sicuramente usare così impropriamente un sito istituzionale, sapendo che negli automatismi dei motori di ricerca c'è una capacità di mettere nei ranking all'inizio siti che hanno tanti contatti, come ovviamente i siti dei ministeri, mi sembra. Queste sono alcune suggestioni su quale poi spero si possa discutere. Il professor Hagen abbiamo preso nota delle tante osservazioni. Questa è ancora una bozza, cercheremo in qualche modo di incorporarle, di tenerne conto per la versione finale. È sicuramente fondamentale l'aspetto della collettività, nel senso che c'è stato un grosso sforzo anche dal punto di vista proprio di scrittura, cercare di contemperare il singolo con la collettività, però sicuramente Axen è parte di una collettività ed è forse importante tenerne conto, evidenziarlo il più possibile. Va bene, grazie. Corrado, vuoi fare no? Ringrazio Olga Piscitelli e Filippo Hagen per gli interventi. Soprattutto un punto di Filippo Hagen mi ha colpito, ed è appunto questo sottolineare le responsabilità della comunità internet all'interno della discussione, perché sicuramente la comunità internet è il soggetto meglio equipaggiato di quegli strumenti di cui abbiamo parlato anche all'interno del libro, quegli strumenti intellettuali per comprendere a fondo internet. Chiaramente è una comunità che deve essere in qualche modo invitata alla discussione, quindi è importante anche all'interno della definizione di quelle che saranno le nuove regole di internet, invitare quelli che sono i blogger e tutti quei professionisti che operano quotidianamente all'interno della rete per una definizione delle regole che sia quanto più possibile condivisa. Allora, prima della sessione conclusiva di questa mattinata, che sarà semplicemente una serie di flash rapidissimi sui poster che trovate in questa sala per dirvi cosa sono e per invitarvi a discutere con i relativi autori, discutiamo. Ho già visto alcune mani alzate, il professor Pagallo. Come? Tu sei addirittura impossessato del microfono, poi Vera Franz, prenotiamo il nostro collega del Politecnico. Ok, prego Ugo. Io tornerei in particolare su un punto che mi sembra, riprendendo l'invito di Marco Ricolfi, cioè lo specifico impatto del nuovo media su categorie tradizionali. Che i potenti sovrani vogliano censurare nulla di nuovo sotto il sole, e quindi non è. La novità più rilevante emersa qui mi sembra il problema con i privati. Nel senso che viene chiarito alcuni concetti. Faccio un esempio concreto che molti di voi avranno presente. L'ultima volta che si è votato in Italia mi sembra sia stato aprile, marzo, non mi ricordo. Fatto sta che, ti ricorderai Juan Carlos, come moderatore della lista Nexa email, qualcuno aveva mandato un'email a contenuto politico, tu sei intervenuto dicendo questo non le... stavi censurando? E quindi per me tu non stavi censurando, tu stavi soltanto ricordando qual era la ratio di quel post. Quindi quando sono stati portati gli esempi, per esempio, di Facebook, qui c'è un grosso equivoco, nel senso che la cittadinanza, i 500 milioni di persone, bla bla bla, che usano Facebook, pensano che sia la piattaforma delle Nazioni Unite. Così non è. Io non sto, figuriamoci, io non ho mai avuto a che fare con Facebook, se voi vedete chi c'è nel consiglio di amministrazione di Facebook, vi viene paura. C'è gente che viene dalla CIA, dall'FBI, eccetera. Un altro punto però,
rispetto a questa novità dei privati. I tre casi che tu hai sollevato, molto interessanti, ma io non ho capito, e mi duole dover parlare bene di Brunetta, dov'è la censura nel terzo caso, per fare un esempio. Mentre nel primo caso è stupidità del PM, è un analfabeto informatico, quindi dovrebbe cambiare mestiere, almeno per quanto riguarda... Nell'ultimo caso non riesco a capire il problema, e soprattutto ad un certo punto Google si difende benissimo da sola, ma non riesco a capire in che senso sembrava tra le righe che in questa orda censoria ci fosse anche il motore di ricerca Google, perché il problema è stato vostro dell'Espresso che in nome del Dio copyright non avete messo a disposizione di noi tutti quello che vi sarebbe, facendo due conti, conveniva l'Espresso mettere online quel pezzo, perché vi faceva, insomma, è come spiegare a Mediaset che i loro video su YouTube moltiplicano il loro business, non è che diminuiscono il loro business. E quindi, finisco, primo, l'aspetto nuovo, impattante della rivoluzione informatica riguarda questa novità con i privati. Anche qui nulla di nuovo, se vediamo la privacy, questo è stato già sottolineato da 5 anni or sono. Dall'altra parte però bisogna fare attenzione, perché ripeto, il primo caso è uno purtroppo di una lunga serie. Nel terzo caso io francamente non ho capito dov'è, anzi, the medium is the message, vuole dirlo Brunetta è stato più bravo di voi e vi ha fregati. Mentre il microfono viaggia a Vera Franz dell'Open Society Foundations, commento che concordo con te nel senso che Brunetta probabilmente inconsapevolmente, però ha fatto un hackeraggio intelligente sapendo, ipotizziamo che lo sapesse, sapendo come funziona Google, il ranking di Google, ha fatto la cosa giusta, e giustamente l'Espresso invece ha perso un'opportunità di usare correttamente i meccanismi della rete. Quindi mi permetto di interpretare le parole di Olga con cui abbiamo parlato ieri, è corretto, non è una censura, è che adesso se qualcuno vuole avere un quadro della situazione e fa una semplice ricerca sul motore di ricerca non riesce ad avere un quadro simmetrico di quello che è successo, ma questo capita per molte altre situazioni a causa del meccanismo di ranking del motore di ricerca. Olga, volevi aggiungere una cosa? Sì, aggiungerei che questa cosa, in questo caso l'ho segnalato apposta, mi dispiace di essere coinvolta direttamente, ma secondo me è indicativo proprio per questo tipo di discussione e per un'altra discussione che io intravedo tra le righe, che è molto più politica e che riguarda il rapporto tra lettore e giornalista. Oggi si è perso totalmente questo rapporto, si va sfilacciando sempre di più, i giornalisti sono sempre più assimilati a pigri, cattivi, incompetenti. Esatto, quasi quasi come i professori di Sena. Siamo ancora a quel livello. Comunque, voglio dire che ci sono degli strumenti che oggi il cittadino ha per opporsi e reagire ad una notizia che sa che è falsa, no? C'è la richiesta di rettifica, che invece in questo caso non è mai stato fatto. Allora, questo è l'elemento, secondo me, di grande preoccupazione. Cioè, Brunetta non ha detto... attenzione, questi due cretini hanno scritto una cosa falsa, vi dico perché, due punti, e prego il giornale che ha pubblicato quella notizia di scrivere perché è falsa, perché invece io ho gli elementi per dire che hanno sbagliato, e può capitare, no? Con tutte le limitazioni che questo elemento comporta, perché non c'è mai l'evidenza, la stessa evidenza che la legge prevede ci debba essere per le rettifiche rispetto agli articoli che escono, questo è un altro ordine di problemi. Questa volta invece Brunetta non dice hai sbagliato, dice soltanto siete dei cretini, e siete dei cretini fa il giro della rete, per cui ed è un dato concordo di cui si prende responsabilità l'Espresso, che si ferma un attimo a decidere se è giusto pubblicare o no in rete quell'articolo, se è giusto metterlo a disposizione immediatamente, cioè ci vuole che io e Paolo Biondani ci accorgiamo di questa cosa perché ci chiamano gli amici dicendo ma cosa avete scritto, cosa avete pubblicato, è bellissima questa cosa, stanno parlando tutti di voi.
e loro non avevano ancora l'articolo a disposizione perché non era uscito nelle edicole, quindi non potevi andare a comprare l'espresso, ma c'era già uno o più articoli sulla rete che dicevano che io e lui eravamo cretini e avevamo scritto una scemenza. Vi ho risparmiato i passaggi deliranti del controarticolo di Brunetta, però sono tanto a disposizione, li trovate facilmente e sono veramente esilaranti. È una tecnica denigratoria che gioca d'anticipo. Siccome io ti tolgo autorevolezza, tutto quello che tu scriverai d'ora in poi è una sciocchezza di conseguenza, perché io intanto ho detto che tu sei sciocco. E a me, in questo profilo, io trovo che ci sia una censura preventiva, secondo me. Cioè un modo per oscurare la notizia, per togliere vigore, che non usa gli strumenti della democrazia, perché non chiede la rettifica, non mi porta davanti a un giudice per dire hai sbagliato, adesso paghi penalmente, civilmente, con tutte le conseguenze del caso, non ti posso chiedere i danni perché non c'è l'errore, perché tecnicamente né con quel controarticolo così chiamato, né con altri mezzi Brunetta è riuscito a dimostrare che quella cosa che abbiamo scritto era falsa, scritta male, tendenziosa, cioè violava i principi che per la legge della stampa sono quelli fondamentali, per cui io devo scrivere una cosa che sia veritiera, che sia rispettosa e la devo scrivere con continenza, dice la legge, giusto? Cioè non posso scrivere quel cretino di Brunetta ha fatto un decreto del cavolo, devo scrivere il decreto Brunetta da queste conseguenze, cosa che ho fatto riportando dei numeri. Grazie, Vera? Sì, mi scuso di parlare inglese, ma sono più veloce se parlo l'inglese. No, I just wanted to point to, I believe it's really important to look more at the responsibility of private entities in this space when it comes to free expression. And I just wanted to point to one important project that is out there. It's called the Global Network Initiative. It's basically a code of conduct for technology companies and trying to, they commit to better respecting free expression and privacy as they operate around the world. Currently, Google, Yahoo, and Microsoft have signed up to this code of conduct. Facebook has not, but there is some pressure on Facebook to sign up. And also, the good thing about this initiative is that companies obviously are part of it, but civil society can also be part of it. So I would very much encourage everybody who are interested in this topic of responsibility of private companies to join the effort. It's open. And for example, currently the two major working tables, if you want, are dedicated, one, to account this connection on Facebook, and secondly, to intermediary liability. So I think this is a good place to continue this conversation about the responsibility of private companies. And my second point, and then I finish, is that while we focus on the responsibility of private companies, I think it's very important not to lose track of what the governments are currently doing to make things worse. So for example, in Brussels currently, there's a lot of conversations behind closed doors about the privatization of, for example, enforcement of copyright. That means that the responsibility for regulating speech online is delegated from the government to private companies. And two groups, Quadrature du Net, for example, but also the European Digital Rights Initiative, are trying to track these developments, and I think it's really important that we also call, you know, up governments not to privatize the regulation of speech, so that companies are even more incentivized to be the arbiters of free speech. Thank you. Yes, I also answer in English. It's not just copyright. I mean, it's for example, we have a case in France of the blog of an association of users of our fast train. And this blog was called Usager TGV Sud-Ouest or something like that. And it
It lasted for 2 years, and it was exchanging experiences and suggestions, and was pretty peaceful. And then once they said something critical, and they received a cease and desist letter on their domain name, because the domain name had TGV in it, and TGV is a trademark of the National Railroad. And I'm pretty sure in court they would have won against, if they have simply ignored, because we have a pretty good case law in terms of upholding freedom of speech against trademarks. But they were scared, you know, they were just amateurs doing it, and they changed their domain name. The result of changing your domain name is you start from scratch in terms of referencing. In it's not just, you know, oh, you change your name. There is a similar case in Spain where an organization of critical of auto and copyright management societies has taken a name which is clearly a parody of the name of the main collecting society. And after 4 years of using this name, they were sued, actually, not just cease and desist, but, well, I think sued actually for renouncing their name, in under which they have accumulated a considerable goodwill. So, but indeed, the case of copyright is even more important, because it's not individual cases like that. It's about every one of us, which is impacted by the privatization of first monitoring communication, then signaling possible infringement. And it has also an impact on the reversal of a burden of proof, and thus the right to a fair trial. So that's why La Quadrature du Net and EDRI and other organizations have invested so much energy in making that not happen. And with mixed results, one has to say, in the process we gained the inscription in our constitutional rights of the rights to access the internet as a condition to exercise freedom of expression. But the same thing was accepted, the same thing that was censored for the first law, that is automatic sanctions without true involvement of a judiciary, was accepted for the second law and is presently deployed. So these are things that do not work for what they are claiming to want to do, but they work for other things. Yeah. Professor Mantelero. E poi sentite il profumo del pranzo che sta percolando nella sala, per cui... Solo due cose. Il titolo stesso, Freedom of Expression, non c'è solo la libertà di espressione. La libertà di espressione, come nella ricerca, emergeva benissimo, ha dei contraltari nella tutela della persona, citata la privacy, diritto all'onore, eccetera. Questo ritorna quando poi si va a vedere le singole casistiche. Molte volte noi guardiamo un po' lateralizzati al discorso della libertà di espressione. In realtà, secondo me, c'è stato un po' un abuso del termine censura. Non c'è sempre censura, c'è da un lato un giornalista che dà delle informazioni, ma deve darle accurate, non veloci, dall'altro lato c'è la tutela di un soggetto che ha diritto a avere una tutela del suo onore e della sua reputazione. Il problema poi può essere di una scarsa dimestichezza delle forze di polizia, ma d'altronde ci ricordiamo cosa era successo quando si sequestravano i computer anziché andare a guardare all'hard disk, si portava via il mouse e il tappetino. Cioè, purtroppo ci va un certo aggiornamento nelle forze di polizia. Però starei attento a parlare di censura, ecco. Secondo me qua c'è un bilanciamento di interessi che, peraltro, la normativa italiana, la normativa sul commercio elettronico, consente azioni inibitorie qualora ci siano delle violazioni dei diritti. Quindi non mi sembra che sia una forma di censura, mi sembra che sia un modo per cercare un equilibrio. Ovviamente bisogna operare correttamente. Semmai un problema ci può essere, appunto, rispetto ai privati, ma non tanto Facebook. Cioè Facebook,
dicendolo proprio fuori dalle righe, fa un po' quello che vuole, è un privato. Il problema può essere il fatto che Facebook sia un grosso player. Allora lì la censura può derivare, secondo me, dal fatto che ci siano pochi grandi operatori che offrono alcuni servizi, che scelgono determinate politiche, e allora anche involontariamente possono essere politiche di censura, perché è vero che un privato fa quello che vuole, ma quando hai solo due o tre soggetti che ti offrono un certo servizio possono restringere moltissimo le possibilità. E da ultimo concludo sul dibattito del Brunetta sì, Brunetta no, e qua il problema però è dato anche dall'interpretazione che si è scelta di dare alla normativa sui dati personali, che ci dice che gli archivi giornalistici sono consultabili solo all'interno del sito del giornale. Quindi il problema del ranking non è un problema del ranking di Google. Google fa quello che può fare, semplicemente per interpretazione data da Pizzetti, il sito del, i documenti contenuti nell'archivio del giornale X posso vederlo solo accedendo attraverso il sito, non attraverso un motore di ricerca generalisti. Questo, da mio punto di vista, può essere opinabile, ma anche qua, di nuovamente, bilanciamento di interessi, non ci dimentichiamoci che c'è anche diritto all'oblio. Cioè c'è anche diritto a non rimanere per 50 anni sulla rete perché io 50 anni fa ho fatto una cosina che poi alla fine è piccola. Grazie. Con questo ringrazio tutti voi, ringrazio in particolare i due speaker e i due discussant, grazie molte. E invito sul podio Federico Morando, che è il Managing Director del Centro Nexa, che ha fatto moltissimo per organizzare la giornata di oggi, che introdurrà i quattro presentatori di poster che saranno poi a disposizione.